E veniamo quindi alle nuove anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne che vedremo a partire da questa settimana. Si parte ovviamente con il Trono Over e la sfilata, in particolare con Gemma Galgani che sfila da Charlize Theron, attirandosi ovviamente le critiche di chi voi sapete chi. Si passa poi a parlare della storia conclusa con il Cavaliere Cataldo. Ovviamente conclusa per Gemma Galgani, non per lui. Infatti lui sarebbe addirittura disposto a uscire dal programma con la Dama di Torino. Ma Gianni Sperti non si fida. Per lui il Cavaliere in realtà è solamente alla ricerca della visibilità. Lo stesso vale per Gemma e alla fine il Cavaliere lascia il programma. Nel mezzo anche pepate accuse dell'ex Maurizio. Samantha Curcio, nuova tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Si passa poi al Trono Classico, in particolare a Samantha Curcio e alle accuse fra di lei e Armando Incarnato. Infatti secondo il Cavaliere Partenopeo lei non avrebbe alcun interesse per lui. A difenderla arriva però il consigliere del programma, ossia Gianni Sperti, che accusa Armando di accusare la dama solamente perché in realtà la settimana prima lei aveva accusato lui. Insomma, come dire che gliela vuole rendere. Va un po' meglio per il tronista Massimiliano Mollicone che sta uscendo con Vanessa. Lui sembra provare un certo interesse e sembra anche essere contraccambiato. Mentre il tronista Giacomo Cerni arrivano due nuove corteggiatrici che rimangono nel programma.